La sezione di Sulmona dell'Archivio di Stato dell'Aquila ha ospitato il 6° convegno sulla resistenza umanitaria e la cerimonia di premiazione del concorso Roberto Cicerone, uno dei capi dell'organizzazione che aiutò i prigionieri alleati in fuga dal campo di concentramento di Fonte d'Amore, aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, volto ad avvicinare i ragazzi al tema della resistenza umanitaria attraverso la produzione di elaborati anche multimediali. È un momento importante perché noi nel corso degli anni abbiamo cercato soprattutto di raccontare la resistenza civile in Abruzzo e non solo in Abruzzo, e di dar conto anche della complessità del fenomeno resistenziale della guerra di liberazione, che si è nutrita proprio della partecipazione da protagonisti di tanti abruzzesi, sia nelle bande partigiane armate, sia come resistenza civile, quella che ha caratterizzato Sulmona, la Valle Peligna, nell'aiuto dato ai prigionieri che, alleati di Campo 78, ma anche ai tanti antifascisti partigiani che si trovavano in questa città e che cercavano di attraversare la Maiella per raggiungere quella parte di Abruzzo che era già, diciamo, nelle mani dell'esercito alleato. Giornata senz'altro memorabile, perché memorabile è il contenuto del convegno, memorabile è il momento storico che i ragazzi hanno vissuto raccontando la storia, apprendendo la storia, apprendendo e vivendo ciò che i nostri avi e i nostri antenati hanno vissuto e sofferto, affinché la memoria non si dimentichi, affinché i passaggi eroici dei nostri predecessori siano raccontati ai posteri. Quest'anno, in collaborazione con la Fondazione Monaco, è stata presentata la riedizione del saggio Il 43, l'invasione tedesca in Abruzzo, di Angelo Maria Scalzitti. Si è pensato di riproporre di questa riedizione del volume Il 43, l'invasione tedesca in Abruzzo, l'autore appunto Angelo Maria Scalzitti, mio padre, di conseguenza si pone perfettamente nell'ambito di questo convegno, in quanto è un libro documento che cristallizza tutte le testimonianze dei personaggi legati a questa resistenza anche umanitaria.